Ciao a tutti amici, namaste e benvenuti a questo nuovo video. In Thailandia spesso si vedono queste casette come quelle che potete vedere alle mie spalle e sono uno dei simboli proprio della spiritualità thailandese. Queste casette rappresentano le case dei nostri antenati e vengono messe sin dall'antichità proprio all'entrata delle case per simboleggiare la protezione delle nostre generazioni passate e dei nostri antenati. E ogni mattina si può donare dei fiori, si può mettere dell'incenso. I thailandesi usano mettere anche del cibo, delle bevande, proprio un po' come noi facciamo con Babbo Natale, la vigilia di Natale, quando andiamo a preparare la cenetta per lui che arriverà alla notte, che poi esotericamente è proprio la stessa cosa, cioè il donare, il dare un'energia, il donare qualcosa allo spirito, ad un'energia più elevata che veglia su di noi e in questo modo avviene proprio uno scambio. E all'interno di queste casette ci sono proprio degli omini, delle donnine che vanno a simboleggiare i nostri antenati. Perché ho fatto questo video? Un po' perché volevo condividere con voi questo aspetto della Thailandia che amo molto e poi perché volevo parlare un po' dei nostri genitori, dei nostri nonni, di quelli che appunto sono stati i nostri insegnanti o comunque coloro che ci hanno anticipato in qualche modo. E quello che posso dire è che ad oggi, avendo lavorato con tante persone, noi ci portiamo dietro tante caratteristiche di loro, sia caratteristiche fisiche attraverso la genetica, ma non solo. Ci portiamo dietro emozioni, ricordi, memorie, paure, talenti. E quando lavoriamo su di noi, quando iniziamo a fare un profondo lavoro su noi stessi, in realtà non stiamo lavorando solo su di noi, stiamo anche andando a chiudere dei cerchi più grandi e a volte lavoriamo su una dinamica, su una paura, su un trauma, su una ferita e lavorandoci noi andiamo in qualche modo a salvare la generazione futura e a nutrire la generazione futura di nuove qualità, di nuovi talenti, senza il bisogno di trascinarci dietro vecchie zavorre. Spesso i nostri antenati, i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno trasmesso consciamente o inconsciamente delle credenze limitanti, dei traumi, un approccio alla vita che può essere sotto certi aspetti potenziante, ma su altri limitanti. Quando noi andiamo a lavorare su noi stessi, andiamo a mettere in luce tutte queste vecchie memorie e avviene un processo esoterico, possiamo dire magico, che ci porta a trasformare anche loro di conseguenza la nostra trasformazione. Chi fa lavoro su di sé a livello profondo da un po' potrà annuire sentendo queste parole. E soprattutto quando noi andiamo a chiudere un cerchio, quindi quando noi facciamo pace con quella ferita, con quel trauma, con quella ripetizione di schema che magari è quello stesso schema che aveva nostra madre, nostra nonna, la nostra bisnonna e così via. Quando noi andiamo a chiudere quel cerchio, liberiamo i nostri figli o i futuri figli che verranno da quel samsara. Il Buddha chiamava la ripetizione della sofferenza proprio così, il samsara. E quindi quando fai lavoro su di te, sappi che non lo stai facendo solo su di te, lo stai facendo per te e per tutti i tuoi antenati e per tutta la generazione futura che passerà attraverso te. E non solo, perché il tuo cambiamento andrà a toccare chi incontrerai per strada, chi attrarrai nella tua vita, i tuoi futuri partner, i tuoi futuri amici, tutte le persone che ti attrarranno, anche solo che per pochi istanti, potranno essere toccati dalla tua emanazione. E l'emanazione è estremamente più potente di qualunque parola tu possa dire.
Quindi se vuoi cambiare un tuo genitore, un tuo parente, tuo figlio, non focalizzarti su quello che dirai, focalizzati sull'azione, sul tuo comportamento, sul dare l'esempio e sulla tua emanazione. E sarà la tua emanazione a fare per te. Un abbraccio di luce da questo meraviglioso luogo sacro. Namaste, un abbraccio a te e ai tuoi antenati.